significa una puntata diversa dalle altre, ma che poi diventerà un appuntamento fisso. Infatti abbiamo pensato di variare un po' negli argomenti. Finora abbiamo parlato solo di calcio, ora ci presenteremo con questo doppio appuntamento nostalgico. Ciao Rocco e buona puntata. Ciao Matteo, ben trovato. Diamoci ai prodotti audiovisivi che anche quelli danno tanta nostalgia. Allora, la puntata di oggi sarà un po' particolare e secondo me rischia, tra virgolette, di rimanere anche unica per un semplice motivo, per il fatto che non è dedicata a un personaggio. E forse diciamo che l'argomento serie TV, film, eccetera, si presta un pochino di più, ma è dedicata a una serie TV che ha fatto la storia della televisione italiana, che ora magari passano meno, ma negli anni, negli ultimi 20 anni, è stata passata tante volte in replica sulle reti Mediaset, che è andata in onda, credo di non sbagliare, spero di non sbagliare, alla seconda metà degli anni 80. 3 stagioni, episodi sempre molto divertenti, che poi rispecchiavano in maniera un po' grossolana, citazionistica, un po' il mondo dell'epoca. E abbiamo 2 ospiti molto interessanti. Intanto, no, il primo era entrato, però poi è uscito magicamente, quindi aspettiamo un attimo di vederlo, e non riesce a entrare. Rocco non riesce a entrare, quindi dimmi qualcosa te mentre aspettiamo gli ospiti. E ci sta d'altra parte alla fine degli 80, perché in realtà si parla di fine degli 80, 80 e lancio della serie, non c'erano questi mezzi tecnologici, quindi ci sta che ci sia qualche difficoltà ad entrare ora nel 2024 in Allora, abbiamo connessione gli con i tempi. ospiti, Allora, abbiamo intanto il primo ospite, il secondo inizia ad avere un po', continua ad avere un po' di difficoltà, non so perché, entra ed esce. Allora, tanto lanciamo il primo ospite, con grandissimo piacere abbiamo qui con noi Fabio Ferrari. Fabio, ciao, buona giornata. Ciao, buongiorno. Salve. Ciao. Ovviamente ora avete capito tutti che parleremo soprattutto dei ragazzi della terza C, che, come dicevamo, è una serie che ha sconvolto gli adolescenti dell'epoca e secondo me andrebbe rivista ancora oggi perché racconta il nostro paese in maniera molto divertente ma molto vera. Fabio. Attenzione agli entusiasmi, nel senso, no, è una serie divertente di 40 anni fa, che diciamo così, racconta dei comportamenti e delle personalità un po' eterne nelle scuole, e poi fotografa magari anche in qualche modo un'epoca. Però quanto a verità, insomma, ci andrei piano, ecco. Oggi siamo abituati a vedere un altro tipo di verità, non solo perché è un'altra società, ma perché, insomma, le fiction di oggi, come dire, sono decisamente più reali, no? Sì, sicuramente era infatti un po' verità, nel senso che era un po' l'allegoria della società, no? Attraverso Sì, anche beh, il virtuosismo degli sì. eccessi. Fabio, ti abbiamo fatto una sorpresa. Capacità relazionali è Ah, indispensabile. vabbè. Ciao, Intanto Renato. muoversi in un territorio pieno di aspettare è più facile. Dovresti abbassare, credo che c'è una. Vado via io allora. Non sento. Fabrizio, ci senti? Non sento. Allora, Fabrizio non ci sente. Siamo Ma riusciti è a entrare. sempre stato così, eh. Ora Non chiudo si il sentiva microfono. neanche prima. Sentiamo la tua televisione a un volume. Fabio, ti abbiamo appunto fatto una sorpresa. C'è Fabrizio Bracconeri. Stavi Ah, bella dicendo che sorpresa andavi del in onda. cazzo! Va bene, allora vado via io. Allora, Fabrizio. come Ciao ricorderete tutti, a te. Chi è Rocco? Io. Rocco è il collega che cura con me il podcast. E appunto parliamo di nostalgia, stavamo parlando dei ragazzi della terza C e voi siete stati il fulcro di quella serie TV. Diciamo, nella serie Fabrizio appunto interpreta Bruno Sacchi, questo ragazzo ingenuo, mammone, che ne combinava un po' di tutti i colori, e Fabio era il veterano, no? Quello che
che ogni volta bocciavano, che rimaneva sempre nella classe, che era il più grande. E vi siete divertiti, ragazzi, dai, diciamolo, questa è la cosa più importante. Sì, Fabrizio, sicuramente ci siamo divertiti molto. Ma vai, dai. vai, Molto. tranquillo. Vai. Ma quale, Fabio? Vai tu, poi No, ci dopo. siamo divertiti, certo, tantissimo. Eravamo giovani, quindi già quello, ecco, ti diverti sempre un po' quando sei giovane, no? Soprattutto quando ricordi quando eri giovane. Adesso tutti, quando mi ti fermano, dici, ah, erano anni meravigliosi. Ma in realtà, se ci penso, cioè, erano anni meravigliosi, mica tanto. Cioè, venivamo dalle Brigate Rosse, cioè, erano Esatto, anche all'anno di spaventosi. piombo erano. Però è che quando c'hai 20 anni qualsiasi cosa ti sembra meravigliosa. Quindi, poi certo, gli anni 80 ci hanno avuto anche un momento di grande felicità proprio perché uscivano da quegli anni 70 che invece erano stati veramente sanguinosi, ecco. Quindi anche piacevoli. Però noi ci siamo divertiti pazzamente. E in genere forse ci si divertiva, diciamo che era un'epoca più spensierata, ecco. Nessuno ci diceva che il pianeta era finito, che non c'è più tempo, che oddio siamo tutti condannati, aiuto che dopo domani moriremo tutti o de caldo. Ecco, non c'era ancora, questa corsa a mettere paura. Forse ci sono anche dei motivi giusti per A me mi preoccuparsi, hanno messo però pure paura. adesso. Mi sono comprato la macchina elettrica come un coglione. Ho Adesso c'è pagato un un attimo, botto e. soprattutto i ragazzini, poveretti, sono terrorizzati perché sono cresciuti con questa cosa della paura. Poi è arrivato il Covid, poi quindi cioè, giustamente adesso veramente sono preoccupati. Sento psicologi, psichiatri, addirittura tanti ragazzini ricorrono alle cure degli psichiatri in età. Insomma, come dire, non è che viviamo male Diciamo ora. che è un mondo di merda, dai, diciamo in due parole. No, io non credo assolutamente, anzi, è proprio quello che penso è proprio il contrario, che non viviamo in un mondo così schifoso, però invece ci dicono tutti i giorni che siamo finiti. A me, la frase che a me proprio mi fa veramente incazzare è non c'è più tempo. Quella che viene ripetuta ogni piesso spinto per qualsiasi cosa, vabbè, allora è inutile, non fa niente. Allora, se tutto è andato, è inutile pure preoccuparsi. Non c'è più tempo, abbiamo fatto il non ritorno. E vabbè, allora stamosene qui. Io ho preso il mio pianoforte, sto tranquillo. Tanto ormai stiamo volando a picco. Ecco, io non credo, francamente, né che ci estinguiamo né che stiamo vivendo un mondo di merda. Penso che in tutte le epoche i vecchi hanno detto che i giovani non capivano un cazzo. Dall'età dei babilonesi ad oggi. E che tutti hanno detto che viviamo in un mondo dove c'è corruzione, come non ci sono più i valori. Cioè, si sono sempre sentite queste cose, non è che è una novità di oggi. E per quello io tendo ad essere, adesso il podcast è nostalgico e va bene, ce l'ho anch'io la nostalgia dei miei 20 anni, è come se ce l'ho, c'ho la nostalgia di quando mia figlia era piccola, ce n'ho tante di nostalgie, però la nostalgia è una cosa che a me, diciamo, non mi appartiene molto e anzi mi dà un po' fastidio tutto sommato, ecco. Anche a me ricorda molte volte quando mi chiedeva i soldi Fabio, la nostalgia è meglio che me la ricordo sta cosa. 30 milioni. Allora, intanto piacere di conoscere due icone legate appunto ad una delle serie più iconiche della fine degli anni 80 e per quanto Icona. icona, sì. Icona è una bella parola, icona a te, icona a me, icona a tutti. Se icona è una brutta parola, io metto icona a te, tua madre, tuo padre e tutti quanti, in campana. Ritengo sia una bella parola, se non credo possa essere letta in altra maniera. Per quanto riguarda invece il fatto che effettivamente i tempi stiano finendo, credo che no, no, non stiano finendo, questo sia abbastanza pacifico e che fra 20 anni vivremo con nostalgia anche questi tempi, appunto è una cosa, un bias cognitivo che ci abbiamo. Ma che fai sì? Che Assolutamente, assolutamente. fai sì? Tra 20 anni mi sa che stiamo manco più noi. Beh, oh, aspetta, se Speriamo di sì, dovessi dire. speriamo di esserci tutti.
Vorrei andare ad una domanda per andare un po' sul tema del nostro breve podcast legato ai ragazzi della terza C e al vostro lungo percorso di attori. Volevo chiedere, rimanendo, anche se in qualche forma ne abbiamo già parlato brevissimamente, in che forma i ragazzi della terza C hanno rappresentato lo spirito te dei tempi, ma proprio quali elementi hanno rappresentato lo spirito dei tempi e in quale forma posso, in quanto un grande classico, possa essere ancora considerato in qualche forma attuale. Riguardo all'attualità, Fabio Vitta già ci ha risposto in qualche forma, non vede troppe analogie forse, però qual era l'elemento che rappresentava lo spirito dei tempi, sarebbe interessante saperlo. Ovviamente da Fabrizio Bracconeri, anche se vede qualche continuità con i tempi attuali. Io non ho manco capita la domanda, mi ha fatto una domanda così complessa che non l'ho manco capita. Allora, brevemente, co cosa c'è di simile fra i giovani dei ragazzi della terza C e i giovani attuali, Nulla. se c'è qualcosa? Nulla, perché purtroppo oggi i giovani hanno delle cose che noi neanche immaginavamo. Pensa che oggi i giovani sanno delle cose che veramente. E per noi erano inimmaginabili, cioè riescono a connettersi con il mondo in un secondo. Per noi era una cosa impossibile, ma neanche la immaginavamo. Cioè io forse sono stato uno dei primi ad avere il telefono in macchina, perciò pensa te, nell'84, oggi c'hanno tutti il telefono. È tutta una cosa, tutto a 300 all'ora oggi è tutto a 300 all'ora. È una cosa. E coi tempi di ieri è chiaro che non puoi fare un paragone. Forse si è perso anche il modo di ridere, la voglia di sorridere su cose semplici e banali. Oggi diventa qualsiasi cosa un problema. Oggi qualsiasi cosa fa una manifestazione, qualsiasi cosa che sta. Io certe cose neanche le comprendo di questi giovani. Cioè, se pensassero un po' più ai cavoli loro e pensassero un po' più a studiare, magari a cercare di fare qualcosa, invece di pensare a tutti i problemi del mondo che pensano da risolvere i loro, perché io da ragazzo non ho mai pensato che potevo risolvere i problemi della società futura. Non mi è mai venuto in mente, non lo so, forse a Fabio gli sarà venuto in mente qualche volta ma a me mai. Pensavo di vivere i miei giorni in maniera semplice, vivere i miei giorni in maniera così, come venivano, con quel poco o tanto che ci avevamo. Cioè era bello vedersi al muretto, vedersi, che ne so, andare a mangiare la pizza insieme. Oggi è pericoloso pure andare a fare una birra, che esci, magari danno qualche coltellata senza motivo, ti danno la. Oggi a me mi mette paura sto mondo, devo dire la verità, mi mette molta paura. Fabio? Guarda, secondo me, appunto, come dicevo prima, cambiare il mondo è proprio una cosa che viene in mente a tutti i ragazzi, dai moti del 48 fino ad oggi, e ti viene in mente solo da ragazzo di cambiare il mondo, non ti viene in mente più dopo perché è stato un po' il mondo a cambiare te, magari, capisci anche. Ecco, in questo erano come noi, cioè, voglio dire, la cosa di fondamentale dei ragazzi della terza C era la scuola. E la scuola ha dei meccanismi che funzionano sempre nello stesso modo, più o meno, certo. I tipi delle scuole sono un po' sempre quelli, in una classe ci sono i meccanismi, ci sarà sempre quello che fa il casino, quell'altro che studia di più, ci sarà sempre la bella Il e il brutto, la bello. bella. Oggi devo dire, da questo punto di vista, sono molto migliorati, ecco, perché oggi sono tutti belli. Io vedo delle scuole che sono all'epoca nostra impensabili, cioè Posso dire una veramente cosa in merito? certo. Si diceva lo stesso, io ricordo gente più grande di me che guardando miei coetanee, io sono generazione uscita da scuola nel 2005, sono nato il 13 gennaio 87, quindi il giorno d'uscita, Ammazza, sì, ammazza, oh, il caso vuole c'avevo ciò. mica
Non ti è venuto proprio bene. No, affatto, sono venuto malissimo. Ma al netto di ciò, le generazioni precedenti dicevano delle ragazze del mie coetanee che a mio avviso erano impresentabili, che erano delle dee. Io quindi credo sia anche questa una cosa che tende a replicarsi nel tempo. E vediamo nelle giovani, noi si invecchia in qualche forma e loro rimangono sempre giovani e bellissime. Quindi ci sembrano sempre molto belle. Non credo che siano effettivamente più belle di quanto non lo fossimo noi tutti a nostro tempo. Io volevo... Vai Fabio, scusa. No, io sono rimasto... Ah, vai. Io sono rimasto un figo come ero prima, talmente figo che ero bello prima, sono bello adesso, sarò bello pure da morto. Sarò un bel morto. Quando morirò sarò un bel morto. E come basta, come al solito ho ammazzato la conversazione. Che poi nemica dopo. Fabio, senti, io voglio entrare più su una curiosità della trama, una cosa che in molti si sono chiesti e che è anche divertente. Allora, Lazzaretti, e cioè Fabio, era un grande tifoso della Roma, ma in realtà è sempre stato della Lazio. Infame fragico pure. E Bruno Sacchi, e qua c'è anche un'altra curiosità da chiedere, oltre a come avete vissuto, perché Bruno Sacchi nella prima stagione era della Lazio, invece Fabrizio è romanista. Come avete vissuto questa cosa? E poi... Bruno Sacchi, perché è diventato della Roma senza nessuna spiegazione? A voi la parola. Perché Fabrizio Baracoelli ha rotto talmente i coglioni che alla fine gli hanno detto vabbè basta, ma leviamo sta cosa che è della Lazio, perché lui era talmente avvelenato su questa cosa che non si poteva sopportare, capito? È vero. No, quando... io non lo dico questo, non lo dico che sta della Lazio. È vero. Mi ricordo sta scena, dico questo è matto, ma te pare fai l'attore, ma di quello che dici. No, non lo dico. Anzi, credo che per un attore dovrebbe essere il massimo poter interpretare quello che è l'opposto a quello che si è nella realtà. Esatto, ci hanno creduto tutti che ero della Roma, non ho potuto andare allo stadio per anni perché mi rompevano le scatole, eh. Vabbè, visto che sei la Lazio, che cazzo ci vai a fare un stadio a vedere qui i morti? Ma che ci vai a fare? Oh, è bello! Ma l'hai visto ieri che è in lezione di calcio? Ritengo dovremmo fare una puntata ad hoc dedicata al calcio con ospiti. Non famo un cazzo, qui già troppe puntate volete fare. Già io stavo a dormire, ma mi è arrivata questa cosa, dico che è, capivo come funzionava già. Stavo riposando, perché il guerriero dopo la mattinata che... Perché succede questo, che se io non riposo tutto il giorno, la notte dorme male. E allora tu, il pomeriggio, dall'una alle tre, io devo dormire. Guarda, non avevo calcolato che era oggi. Fabrizio, ti svelo un piccolo segreto. Nonostante sia più giovane, Rocco si è lamentato perché non ha potuto fare il pisolino. Ho questo brutto vizio già in giovane età. A parte gli scherzi, ma tra voi due invece... Nella serie TV quello che faceva un po' la Dillover era Fabio con il ruolo di Lazzaretti. Chi acchiappava invece di più fuori dal set? Sempre io. Scende il silenzio. Guarda, questa è una battuta. Si dice il pescato, ma non il pescatore, me l'ha insegnata Fabio. Gradevolissima da riutilizzare. E una domanda sempre in merito alle fedi calcistiche, perché leggevo che anche questo è stato cambiato in corso d'opera. Anche il commentatore Zampetti, fra la prima e le altre stagioni, cambia di fede calcistica. Anche in questo caso è stata una scelta legata al fatto della fede calcistica originale. Cioè, io leggo, anche Wikipedia scrive che era tifoso dell'Inter nella prima stagione, poi nella seconda e nella terza diventa tifoso del Milan, come d'altra parte nella verità. È stata anche in quel caso una sua scelta di... Ho detto basta, non sono più tifoso dell'Inter. Non lo so, no. Non lo so neanch'io. Forse è stata anche una scelta, insomma, diciamo che, come dire, la rete. Ah, per ovvi motivi. Ma il piccione che... era quello, quindi può essere che... Ci non sta. Credo che, però non ho idea, veramente. Non sapevo non neanche che lui era del Milan. Perché il Dogui non parlava di calcio, diciamo no. La verità. No, parlava di calcio e credo che poi neanche voleva dire no, io non dico questa cosa. Non gliene fregava niente del calcio. Esatto. Ok.
persona era, visto che ormai siamo su questo argomento? Molto simpatico. Simpaticissimo, un Molto mito, un mito. Non si capiva un simpatico. Molto simpatico. cazzo di quello che diceva. Io mi ricordo che una volta Bavarietti mi ha detto, una volta me lo sono visto presentare a casa in Sardegna e un'ora e mezza dopo è arrivato un camion della Peroni e ha scaricato un camion di birre a casa mia. Ho detto, ma chi l'ha ordinato? Quello l'ho ordinato io, perché tanto che siamo qua, avevo ordinato un camion di birre. Un matto, era un pazzo furioso, era un pazzo. L'unico al mondo. Io non l'ho visto mai spendere un euro, l'unico al mondo che non l'ho visto mai spendere un euro. Anche perché c'erano le lire, Fabri, forse per quello. No, beh, infatti, è lì, sì, è vero. A parte Però so scherzi. che lui si vantava una volta di essere stato in Africa un mese e mezzo con 5.000 lire. E non per il cambio, mi sa. No, in Parte Kenya, scherzi. non mi ricordo dove, però era Ragazzi, stato con 5.000 lire un mese e mezzo. Ho una curiosità, ci sono tante puntate iconiche di questa serie, di cui la mia preferita rimarrà sempre l'ultima, che mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca di sperare che poi sarebbe successo qualcosa dopo, che è quella appunto dove è il compleanno tuo, Fabri, che poi praticamente invece ti ritrovi catapultato nel futuro. Volevo sapere qual era invece la vostra, se ce n'avete una a cui siete più legati di puntata. Guarda, io sono legato a tutte. Devo dire che anche il mio direttore di banca l'ultima puntata è stato molto preoccupato, ci è rimasto con l'amaro in bocca, gli ho detto ecco la finita la gioia qui. Però poi ci siamo ripresi col tempo. Ma essere affezionato a una puntata in modo particolare io non ce l'ho, ce l'ho tutte nel cuore, tutte, perché erano veramente. Guarda, veramente il segreto era la scuola, tutto quanto, ma il segreto era anche il gruppo. Eravamo un gruppo d'amici dove uscivamo insieme la sera e Fabio te lo può dire, una volta eravamo io, lui, Renato e Giacomo, ci siamo dovuti fermare a Lungotevere, scendere dalla macchina, appoggiarci agli alberi perché non ce la facevamo più da quanto ridevamo per le stronzate che dicevo. Fabio, ancora Confermo, lì. confermo. Fabio, tu hai una puntata Te preferita? prego, state zitto 5 minuti, me lo ricordo. Dico di più, Stai una zitto volta 5 andiamo minuti, per favore. al Circeo in vacanza noi quattro e io la mattina mi affaccio dalla camera dell'albergo e non trovo la macchina, non vedevo la macchina, dico cazzo, chiamo la polizia, i carabinieri mi hanno rubato la macchina. Invece no, l'aveva preso Fabio, era andato non so dove cavolo era andato la mattina, con la macchina mia, ti ricordi, fa? Io volevo chiamare la polizia perché mi avevano rubata, che ne so che questo sarsene chi vogliamo e se ne va. Mo vogliamo sapere dove eri andato, Fabio, però, eh. Ma tipo comprai i cornetti, non so, qualcosa del genere, di assolutamente inutile. Fabio, ce l'hai una puntata preferita tu? Beh, io ce l'ho una puntata preferita, è Chicco Super Strike. Bellissima. Perché diciamo che c'era questa cosa divertente di fare due versioni di Chicco, cioè quella del ragazzo serio e quella normale. E quindi poi devo dire che era una delle puntate scritte carine che facevano ridere. C'era Guido Nicheli che faceva molto ridere, accanto di Molto. qua, che faceva il tifoso. C'era Isaac George che faceva ridere pure. No, era carina, insomma, quella sono legato un po' a quella, anche se appunto era proprio il trionfo del romanismo di Chicco più sfrenato. Però mi divertiva fare il tifoso della Roma, non posso dire di no. Rocco? Allora, andiamo alle altre domande che mi ero appuntato. Questo è un po' collegato anche a quello che si diceva prima, il fatto che l'ultima puntata lascia l'amaro in bocca e fa sperare che ci sia un qualcosa dopo. Si è parlato più volte di un possibile sequel, ormai sono passati appunto, la mia età lo testimonia, oltre 37 anni. Ma un pensiero di i ragazzi della terza C 40 anni dopo, ormai è stato del tutto accantonato, c'è qualche possibilità? Guarda, io credo che i ragazzi della terza C stiano per tornare, ma con dei ragazzi. Con dei ragazzi, appunto.
Poi chissà se magari compariremo anche noi in qualche modo. Però questo credo che sia più di un progetto. Una sorta di reboot, quindi. Sì, sì, sì. Ok. E per quanto riguarda invece... sarebbe un po' eccessivamente ripetente, diciamo. Quello sì. Però d'altro canto, per quanto riguarda invece le possibilità di sequel che ci sono state negli anni, di cui si è letto in abbondanza, qualche cosa da raccontare, che si legge di impresari che si sono presentati e poi sono scomparsi, qualche aneddoto in tal senso? Sì, è successo anche questo. Uno ci pagò, è la cosa più che veramente non mi era mai capitata. Di solito lavori e non te pagano magari, ma che non lavori e ti pagano è bellissimo. Mi è successo solo quella volta. Uno si presentò, ci fece firmare una cosa, un impegno, ci diede dei soldi e poi sparì nel nulla. Ecco, questo mi è successo solo con la terza C. Ma ti ricordi chi era? No, assolutamente. Era la produzione di Renato Pozzetto e non mi viene l'altro nome. Era una produzione. Ci vedevano firmare l'impegno per farlo e ci diedero 5 milioni, ancora me lo ricordo. Sì. Era Renato Pozzetto e non mi ricordo l'altro nome, la produzione era la loro. 5 milioni di euro, Magari. 5 milioni di lire in... per firmare questa opzione per fare la quarta serie dei ragazzi della terza C, e poi non si fece, e poi non so che fine abbiano fatto, non so manco che fine hanno fatto i 5 milioni che stavano. Io sicuramente il giorno dopo ti ho chiamato credendo che mi costavi un milione. Sicuramente. Che avevo già speso i miei 5 nella sera. Ragazzi, avete entrambi poi fatto due carriere diverse e molto importanti. Io però voglio chiedere una cosa. Spesso quando poi ci sono queste serie TV così iconiche, uno rimane anche un po' ostaggio di quel personaggio. Voi l'avete mai sentita sta cosa? Cioè, io lo dico la verità. Ogni volta che vi vedo in qualche altra cosa mi viene in mente Ragazzi della Terza C. Questo non è sicuramente una cosa a screditare la vostra carriera, eh? Però volevo sapere se è mai pesata questa cosa. Beh, guarda, ti voglio rispondere con grande sincerità. Tu sei stato carino e gentile, ma in realtà la nostra carriera, sì, non è che dopo non abbiamo più lavorato, però non è stata una grande carriera di attori. E in questo sicuramente io credo che abbiamo pagato lo scotto di essere legati a un'immagine, perché sia io che Fabrizio... siamo due attori e avremmo potuto fare, credo, molto di più, sia televisivamente che cinematograficamente. Io ho fatto il teatro perché venivo da lì, ho fatto anche un po' di cinema e di televisione, lo stesso Fabrizio, però non posso, sono sicuro che abbiamo pagato lo scotto di essere legati e identificati, ma ancora oggi lo siamo. Nonostante siamo passati appunto quasi 40 anni, cioè io l'anno scorso giravo una serie vestito da vescovo, era un lungo piano sequenza, sono uscito da una chiesa con la talare addosso, vestito con la porpora, con tutto quanto, è passata una macchina, bella Chicco! non puoi pensare che non sei legato... Con la talare e tutto, non hanno neanche avuto un attimo di esitazione che quello potesse. Che fossi diventato un prete. Proprio. Quindi, cioè, per forza siamo rimasti un po' inchiodati a quello, assolutamente. Ma io devo dire che quello che dice Fabio è vero. Io ho avuto la fortuna di fare 17 anni di televisione con Forum, che chiaramente mi ha dato una tranquillità. Anche economica, devo dire la verità, perché in televisione non è che si guadagni poco. Se sei comunque uno abbastanza oculato, se non riesci a buttare il denaro, riesci tranquillamente poi ad avere una vecchiaia serena. Sono andato già in pensione, perciò tranquillo, vivo veramente sereno. Posso oggi permettermi
tutte le cose che ti propongono, dire sì o no, se mi piace la faccio, non faccio una questione economica perché non mi interessa, perché certo voglio essere sempre pagato, ma non è che pretendo chissà che cosa, perché sto vivo insomma abbastanza tranquillamente. Però Rocco. quello che dice Fabio è vero, potevamo fare, dovevamo fare molto di più. Ma guarda, non solo noi due, forse va anche tutto il cast. No, io dico noi due che siamo noi due qui, ma insomma tutti hanno in qualche modo pagato. Però forse voi due siete quelli che poi hanno fatto una carriera migliore. Cioè, comunque, Fabio, tu hai lavorato con Ettore Scola, hai lavorato con Pupi Avati, Fabrizio ha lavorato con Steno, Castellano e Pivoro, Vanzina, cioè rispetto poi agli altri, alcuni sono proprio spariti nell'anonimato. Beh, c'è chi anche, diciamo, c'è chi anche smesso di fare il mestiere, eh? Quindi ovvio, c'era anche chi, come dire, lo faceva un po' per caso, quindi cioè, diciamo che quelli che lo facevano per mestiere alla fine hanno continuato a farlo un po', diciamo, con alterne fortune, ma insomma, a me una volta ecco, che mi fece ridere uno che mi fermò per strada. E mi fece, ah, oh, Chicco, vabbè, bravo, adesso andi, eh? Senti, ma te, del lavoro che fai? Io faccio l'attore, no, ma del lavoro! Era un po', sembrava un po' Roma di Fellini quando nella scena dell'avanspettacolo esce il comico e quelli gli strillano, vattene, te ne devi andare! E quello a un certo punto si ferma e gli dice, ma ragazzi, prego, fatemi lavorare! E uno dalla parte gli fa, e c'hai ragione, trovate il lavoro! Che per me è uno dei pezzi più belli di tutto Fellini. E perché sempre l'attore è sempre considerato così, vabbè, ma di lavoro, che fai? Come se fosse fatto a tempo libero, a tempo Non è perso. lavoro, è una cosa così, no? Il Guarda, fatto. guarda Lo vanno che fatto tutti. questa è una cosa che torna, perché poi alla fine noi che invece facciamo i giornalisti ti dicono la stessa cosa più o meno, eh? Cioè, in questi settori. Lavori creativi rischiano questo, sì. Esatto. Rocco? È proprio riguardo gli ex compagni di classe della terza C, siete ancora in contatto? Dato che molta gente poi cerca che fine hanno fatto i ragazzi della terza C, che fine hanno fatto? Qualcuno fa qualcos'altro totalmente di diverso? Siete in contatto? Siamo in contatto, abbiamo una nostra, come si dice, una nostra chat e ci scriviamo ogni tanto delle cazzate sopra, ci facciamo gli auguri, insomma ci scriviamo, cerchiamo di organizzare cene, ma fino adesso non ci siamo mai riusciti a organizzare una cena Anche tutti perché la insieme. chat, diciamo la verità, non è stata fatta per nostra volontà, ma l'ha fatta un giornalista, appunto, L'ha fatta il giornalista, Massimo. che voleva fare organizzare una cena e non ci è riuscito a tutt'oggi. Ecco, quindi, anche perché non siamo tutti nella stessa città, quindi ognuno sa, è difficile. Però sì, più o meno diciamo che qualche contatto ce l'abbiamo, ecco, sì. Con Fabrizio ogni tanto ci sentiamo, ci siamo anche visti, diciamo, non dico spesso, però insomma non ci siamo persi. E con qualcun altro, con Giacomo Rosselli, che è un attore appunto di teatro, ogni tanto ci incontriamo in giro, in tournée, ogni tanto ci vediamo. Ma Con gli Giacomo si altri addormenta anche nella vita reale o... no, però diciamo che è un personaggio unico, Giacomo, ecco. Come era un personaggio unico lì, è un personaggio unico anche nella vita reale. È una persona particolare, assolutamente. Fabrizio gli è venuto qualcosa in mente, mi sa, eh? È qualche episodio No, sicuramente. Giacomo ha fatto dei cotti e di crude. Scusa Fabio, posso farti una Volevo domanda indiscreta? sì. Dimmi, Giacomo, tu hai delle pantofole? Ricordo questo, per esempio, che mi molto ridere, io pensavo, ma ci conosciamo A neanche Piano là, Giacomo, Romano, a chissà che casa vuole tua. questo, che memoria che... Stavamo a Piano Romano, a casa Sì, tua. esatto. E mi ricordo che una volta ero nella roulotte e stavo leggendo un giornale. E bussano, di chi è avanti? È Giacomo. Si mette seduto e fa, ti posso fare una domanda? Sì, mi fa questa domanda, non mi ricordo che domanda fosse.
e io posso il giornale, e mentre trovo la risposta di questa cosa, lui prende il giornale e si comincia a leggere la pagina dell'Inter. Poi sono mandato a fanculo, e sto, ma che stai scemo? Io sto a leggere il giornale, vieni qui, mi fa la domanda per leggere il giornale mio, ma te ne va a fanculo. No, ma Giacomo non era questo, non era fatto, io. Non era fatto con scopo. No, lui era così. Ti ha fatto la domanda, poi ha visto un articolo che interessava, ma non interessava più il giornale che la risposta alla domanda. Era poi così c'era. Giacomo. All'interno della serie c'erano, a parte il Dogui, c'erano anche altri attori iconici. Basta pensare ai papà che ha avuto Fabrizio, cioè Ennio Antonelli prima e Paolo Panelli poi. Come erano sul set? Allora, Paolo Panelli era un attore fenomeno. E mio padre era un attore così, come dire, era divertente, ma non sapeva manco quello che diceva, non capiva neanche il significato di quello che stava per dire. Funzionava proprio per questo, perché era così spontaneo, era così vero, così. Ma quindi le battute erano un po' improvvisate. Io mi ricordo quando Ennio Antonelli fa e mandamoli a Latina a studiare la lingua sti ragazzi. Una delle battute più folgoranti della serie, secondo me. Bellissima quella. C'erano... Ma Ennio... improvvisazioni? Credo solo Dogui improvvisava in maniera inequivocabile, proprio perché si arrampicava sui specchi, noi dovevamo seguirlo in una maniera... Esatto, quelle più che improvvisazioni erano delle calate... sui specchi insaponati. Lente. Sui specchi insaponati, e noi ci guardavamo però... Volevamo pure andare a casa, soprattutto io e Fabio eravamo presenti sul set dalla mattina alla sera, e quando poi magari alle 6 toccava lavorare col Dogui e sbagliava 180 volte, e veniva proprio, oddio, andiamo avanti, inventare, dimmela noi, troviamo un sistema, perché era faticoso. Però c'è uno che era ancora più forte di tutti, ma era Massimo Giuliani, che era una macchina da guerra. Io ricordiamo Fabrizio, scusa, interpretava Ciro, che ti vendeva sempre praticamente mezza cartoleria, no? Interpretava tutti i ruoli del mondo, interpretava il cartolaio, il venditore di macchine, l'agente, come si dice, l'agente di viaggi, faceva qualsiasi cosa, perché ci rubava i soldi. E noi gli facevamo rubare volentieri, volentieri, insomma. Ma la cosa che mi dava fastidio è quando mi dava quei schiaffi, mi aveva dato un destro in faccia. Una volta ho detto, se mi dà un altro schiaffo da un cassotto, ti mando in giro con la carta d'identità qua, ti faccio vedere questo. Me lo ricordo, allora bro, boom! Mi dava erano tutti. Veri, quindi, erano veri. Sì, erano veri perché finti non dava, non avrei avuto la stessa reazione, cioè quella proprio di mamma che voglio ammazzare, o quel senso di ma che fa questo? La realtà era... Fabri, mi hai fatto venire in mente quell'altra puntata dove tu interpreti il doppio ruolo del mafioso, del gangster e del... Sì. Esatto. Proprio con Fabio, ma che ha fatto Bru? Mi hanno rubato le merendine, ma chi sono stati? Due juventini! Perciò, questa è legata a te, a te. Rocco? Allora, io tendenzialmente ritengo che abbiamo trattenuto i nostri ospiti anche abbastanza, voglio dire. Credo che anche per i nostri utenti che ci seguiranno... No. Allora, se guarda, per 3.000 dire... euro avete ancora 3 minuti di tempo. Io la domanda cattiva ce l'ho legata a uno dei personaggi, e poi senza entrare ovviamente nel pesante, nel giudiziario, che ci ha avuto alcuni problemi, volevo sapere Isaac George che rapporto ci avevate con lui. Ma io non so neanche che problemi ci ha avuto Isaac George. Neanche io. Vabbè, evitiamo di parlarne, parliamo solo di lui, poi vabbè magari ve li leggete. Non so nulla. Ma Isaac George era fighissimo. Divertente, una persona simpatica. Molto simpatico, molto carino. Un attore. Lui lavorava tanto in teatro con Carmelo Bene.
Quindi Io posso pure immaginare che lavoravo con tipo di Carmelo. problemi già ti può aver avuto, Lavoravo magari. bene con Carmelo, pure io. Eppure Carmelo c'aveva dei problemucci legati al fisco, non so se sono gli stessi problemi, però insomma, ecco. Volete, vi leggo quello che c'è scritto, non è un problema. Leggicelo, perché mo' c'è Che incuriosito, se è pubblico. praticamente lui, dopo che ha abbandonato la carriera da attore, è diventato counselor in delle scuole medie per ragazzi. È stato condannato dalla Cassazione a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale su giovani pazienti anoressiche. Vabbè, basta, io non so altro, chiaramente. Questo non lo sapevo, mi dispiace, stento quasi a crederci. Appunto, io questo volevo dire, cioè, se mi dite così, Ma questo. Isaac Giorgi, sei sicuro? Guarda, mi stupisce ovviamente perché è una cosa che stupisce una persona che hai conosciuto e che mai avresti sospettato una cosa del genere, però ti posso dire una cosa. Che Isaac George all'epoca stava con delle donne pazzesche, Mo pazzesche, ricordo. sì. Una in particolare che era un'icona e che era la sua donna, proprio la sua fidanzata, che mi ricordo È che ufficiale. ci vedemmo una volta e lui mi disse pure che era un po' geloso perché lei gli aveva detto che io ero carino. E, insomma, ecco, questo, sai, poi una condanna, una sentenza, sono sempre sentenze. Cioè, non mi sembrava proprio, ecco, la persona che, anzi, come dire, Isaac, se lo trombavano tutte, ecco, se vogliamo proprio dirla, insomma, era uno che beccava tantissimo perché era simpatico, c'era cioè un gran fisico e poi, sai, negli anni, chissà che succede, le cose cambiano, chi lo sa. Ma Di fronte a una sentenza, uno, ecco, provo dispiacere perché è una persona, poi non lo vedo da 30 anni, però è una persona carina con la quale mi piaceva scherzare e anche una persona, un bravo attore, insomma, ecco. Allora, Anche chiudiamo. intelligente, Era anche una persona intelligente, perciò non. Guarda, mi dici una cosa che è chiaro, mi dispiace anche per, se è vero, mi dispiace anche per le ragazze che hanno subito violenza, devo dirti la verità. Però è una cosa che stento a credere, credimi, stento a Noi credere. Spero che sia uno sbaglio di persona, guarda. ovviamente non condanniamo nessuno, ci mancherebbe, chiaramente sono fatti, poi le condanne non devono corrispondere forse alla realtà e non era questa intenzione. Però chiuderei salutandovi, ringraziandovi con una pillola di gossip per stemperare un po' l'ambiente. Ma avete mai litigato per una donna voi da giovani o no? No, anzi, proprio no. Anzi, a fare che qua cori. Così, così si è capito tutto, va bene, non credo che ci sia niente da aggiungere, Fregati. a parte Fabio che è diventato come il suo maglione, però va bene così. Ma c'è Marta, no? No. Ah, ecco. Intanto Marta sa tutto di me. Sono passati 40 anni. Ragazzi, è stato un piacere, un onore grandissimo come sempre e speriamo insomma di parlare ancora quando uscirà, se uscirà, non so come, questa serie, magari di vedervi anche a voi. Perché studi, fa? Tutore? Tutore. Tutore? Massimo Giuliani. Tutore. Grazie, è stato un Grazie a piacere. voi, Grazie grazie a mille, voi. grazie mille. Grazie a te Matteo, grazie a te Rocco, Fabio, un grandissimo Ciao abbraccio a te. Fabrizione, alla Ma sei prossima. diventato nonno ancora, no? Niente, stiamo patendo, mia figlia nicchia. Ah, Già non ha. convive da 2 anni quasi, ma ancora. Mia moglie proprio ormai la preme senza pietà, cioè proprio che mia figlia non ne può più, poveraccia. Perché mia moglie ogni 5 minuti. Allora, quando. Ma sta buona, se deciderà lei, insomma. Io invece, Noi l'abbiamo fatti tardi, quindi tu no, mia tu l'hai figlia ne ha fatti. fatti, io Sì. Ma 4. tu pure l'hai fatti presto. Io, mia figlia, calcola che ha 36 anni, ha E mia figlia tre invece figli, mia ce figlia. n'ha 26.
Quindi la prima figlia di Fabrizio è nata durante Ragazzi della terza C. Sì, ma perché io sono più giovane di Fabrizio. Grazie ragazzi. È stato un Una piacere. È bella. stato un piacere. Ciao ragazzi. Ciao. Insomma, abbiamo scoperto tanti aneddoti simpatici, alcuni magari un po' più particolari e coloriti. Rocco, è stata una puntata divertente e speriamo poi di poter portare altri argomenti simili. Sicuramente lo faremo, è stata una puntata carina, è stata un po' scivolosa la parte legata ai problemi giudiziari del personaggio citato poc'anzi, di Isaac George. Quando c'è una condanna, soprattutto in Cassazione, non credo che ci sia poco da dire, ma in tal senso non... Io volevo dire, perché la mia domanda non era provocatoria nel puntare il dito verso Isaac George, di cose che poi alla fine leggo e non conosco e nessuno poi sono, cioè chiaramente la legge fa il suo dovere e si è dato una condanna, però magari ci sarà stata qualche revisione, non lo so, non lo Ma possiamo infatti sapere. sono temi che dovremmo assolutamente evitare, doveva parlare dei ragazzi della terza C come all'inizio quando Non parlavamo era del clima. Per condannare Isaac George, ma era per Ovviamente una condanna. noi non si condanna nessuno mai perché noi non siamo i giudici, ma c'è chi l'ha fatto, credo che dovrebbe rimanere lì quello che è stato fatto. Secondo me avremmo potuto anche Soprassedere. soprassedere, sì. Ragazzi. Porteremo comunque contenuti legati al mondo dell'audiovisivo, sicuramente, qualcosa di cui io sono più preparato perché sì, ora lo ammetto, mi ha detto Matteo di non dirlo io, non ho mai visto una sola puntata dei Ragazzi della Terza C. Secondo me un po' ti dovresti vergognare, però va No, bene. no, ho visto ovviamente Spezzoni, veramente una serie iconica, come ho detto, però no, non si può non aver visto, però diciamo, non ho avuto quella continuità, ma non amo le serie TV, tendenzialmente, tranne Professione Vacanze, probabilmente di quei tempi, però è divertente e sono nato lo stesso giorno del lancio, quello sì. E magari chiameremo in una prossima puntata Jerry Calà, Sarebbe un chissà. sogno. Jerry Calà, nato a Catania, peraltro, pur essendo poi cresciuto a Verona, però nato a Catania come me. Jerry Calà, mi sa che gliele rubava Isaac George, eh? Jerry Calà le ruberebbe, mi ruberebbe mia moglie adesso, io dire temo. Ovviamente Ragazzi, no. al prossimo episodio di Non è più domenica. A presto, ciao Matteo, grazie per averci visto. Non è più domenica.